Sempre più frequentemente ci arrivano email, richieste sui canali social, qualsiasi tipo di contatto in cui ci si chiede se è possibile o meno correggere il difetto visivo, ma io ho una miopia con astigmatismo, con presbiopia e quant'altro. La risposta è più o meno sempre la stessa, ovvero sia in linea teorica qualsiasi difetto visivo può essere corretto. Perché fortunatamente questo è quello che noi possiamo fare grazie alla tecnologia a nostra disposizione. Questa tecnologia, lo abbiamo detto tante volte, si avvale di numerose interventi, numerose tecnologie, ci sono le ICL, le lenti intraoculari, ci sono gli interventi SMILE, gli interventi LASIK, gli interventi PRK, ci sono gli interventi crosslinking, quindi abbiamo un armamentario veramente generoso che può essere applicato anche in maniera combinata, quindi questo moltiplica esponenzialmente le nostre capacità correttive. Detto questo, non tutti i pazienti, d'altra parte, possono essere operati. Percentualmente parlando, direi che all'incirca il 90% può andare incontro ad una correzione del difetto visivo. Purtroppo ci sono casi limite in cui, nonostante tutta la nostra bella tecnologia, dobbiamo dire di no, questo per l'interesse dell'occhio del paziente, perché non ci sono i requisiti per poter procedere, vuoi perché manchino determinati spazi all'interno dell'occhio, vuoi perché le condizioni di retiniche o le condizioni anche esterne agli occhi non lo consentono per qualche motivo, quindi possiamo correggere qualsiasi difetto, ma non qualsiasi difetto può essere corretto, perdonatemi il gioco di parole. Momento fondamentale per questa decisione è la visita oculistica preoperatoria. Perché nemmeno io, vedendo un paziente o parlando al paziente, posso stabilire se è o meno è correggibile. Abbiamo invece una pletora di esami cui il paziente si deve sottoporre per poter decidere insieme se e come procedere nel percorso terapeutico. Quindi invito tutti a prendere un appuntamento, ovviamente non impegnativo, per avere chiarezza innanzitutto su qual è il proprio difetto visivo e in secondo luogo su quali eventualmente possono essere le tecniche meglio applicabili caso per caso, difetto per difetto. Pensate che a volte abbiamo anche una soluzione diversa per l'occhio destro e per quello sinistro, proprio perché ogni soluzione deve essere studiata e pesata in maniera estremamente personalizzata.